I carabinieri di Reggio Calabria e di Genova hanno arrestato un affiliato all'Ndrangheta, Donato Fratto, 54 anni, residente in Svizzera, ricercato nell'ambito dell'operazione Crimine 2 del marzo scorso. Fratto è stato bloccato in Liguria mentre insieme alla moglie si stava imbarcando per la Sardegna per partecipare ad un motoraduno al quale si era iscritto fornendo le sue vere generalità. Un'amministrazione provinciale, due comuni capoluogo di provincia e altri due con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Sono questi gli enti chiamati al turno di ballottaggio in Calabria domenica 29 e lunedì 30 maggio. La provincia al voto è quella di Reggio Calabria, per le comunali sfide aperte a Cosenza e Crotone. Ballottaggio anche a San Giovanni in Fiore e Taurianova. Si è aperta ieri l'edizione 2011 del Reggio Calabria Film Fest, appuntamento di rilievo nazionale del panorama del cinema. Sul palco del Teatro Cilea ieri sera, a fianco alla presentatrice Laura Freddi, Peppe Voltarelli ha lietato il pubblico presente in sala cantando la sua Onda Calabra, per cui ha ricevuto il premio Musica Città del Mediterraneo. Si è svolto nei giorni scorsi a Cosenza il Festival delle Web Radio Universitarie 2011, che quest'anno ha avuto come location l'Unical. L'evento è stato organizzato da Ponte Radio e da Raduni. L'associazione riunisce più di 20 radio universitarie italiane. Al festival non solo musica, ma anche convegni ed incontri su temi di attualità.